Il collettivo Le Beatrici ha portato in scena lo spettacolo omonimo di Stefano Benni al Teatro del Lido di Ostia, nella serata del 9 e 10 gennaio. Dopo una serie di performance di grande successo in giro per i teatri italiani, lo spettacolo arriva anche in uno dei luoghi della cultura più importanti del litorale romano. Il progetto delle Beatrici e successivamente del collettivo fondato dalle cinque attrici è nato dalla collaborazione tra le giovani attrici e lo scrittore Stefano Benni ed è risultato in questo spettacolo ed un testo teatrale edito da Feltrinelli. Allora, Benny in realtà ha scritto questi monologhi lavorandoli ancora in work in progress con noi. Quindi, insomma, li ha scritti per noi. Li ha scritti noi. Non è assolutamente vero. No, abbiamo preso del nostro, ma ovviamente da una base. Beh, la penna è sua, sì. La penna è tutta sua. Poi abbiamo... ci sono delle cosette che, insomma, piccole, piccole. Molto piccole. Però le ha scritte davvero con noi, cioè lavorandole nel famoso laboratorio che facevamo a Genova. E poi oggi siamo qua, insomma. Ok, parlatemi di questo laboratorio. Beh, questo laboratorio... La genesi, proprio la genesi dell'opera. Ci siamo incontrate, è stato amore a prima vista anche tra di noi, amiche. No, è stato molto bello lavorare Ci ha scelte lui... abbiamo lavorato una settimana su questi testi nuovi che erano inediti. Dieci giorni. Andiamo a Cesare quel che è di Cesare. E poi appunto il capo editore, adesso sto dicendo una cavolata comunque, Alberto Rollo, della che Feltrinelli. Il curatore per eccellenza della Feltrinelli, ha visto la mise en espace che abbiamo fatto, ha deciso di con Stefano di pubblicare il libro, poi è uscito l'audiolibro, insomma l'iter è stato lungo, la gestazione ci ha portato finalmente a produrre questo spettacolo. Finalmente a Ostia, patria. E finalmente siamo qua, patria di Beatrice, Pedata. Pedata, che è la mocciosa. Sì. Di adesso sì, prima c'era Alice Redini. Adesso c'è Beatrice Pedata. A proposito di Beatrice, questo collettivo che avete fondato? È nato lì, insomma, è proprio nato lì, sì, perché nel momento in cui abbiamo deciso di produrlo, abbiamo deciso di unire la famiglia, perché alla fine lì ci siamo trovati, unire le forze e fare, insomma, questo salto. Di autoproduzione, dicasi autoproduzione, e poi all'interno del collettivo, appunto, prima Beatrice non c'era, è subentrata poi, c'è stata anche un'altra sostituzione di un'altra attrice che è stata con noi per un po', adesso un'altra di quelle che avete visto qua stasera, purtroppo un altro impegno, quindi verrà sostituita da un'altra attrice, quindi noi siamo una famiglia aperta, ecco, quasi spalancata, per citare Dario Fo, ma ci piace, insomma, così. Portiamo avanti, abbiamo fatto il Festival di Spoleto e poi da lì l'abbiamo portato in giro. Tutto in salita. Tutto certo. In salita. O quasi. Nel senso in discesa. Non lo so più, sono molto strano. Anch'io. E nel futuro che cosa vedete? Sia per questo spettacolo, ma Vorrebbe Gisella Sanislo che fa Beatrice nello spettacolo, che lei legge le carte, quindi sa tutto del futuro. Chi lo sa, noi continuiamo, vabbè, ognuna con la propria carriera vita. Individuale e poi... Speriamo in magari un nuovo progetto, chi lo sa. Noi ce l'abbiamo, ecco, insomma, in testa, di riunire il collettivo Beatrici fra un po' di tempo. Quindi per una nuova puntata production. Di questa sitcom. Sì, c'è. Vedremo, chi lo sa. Speriamo. Facciamo dita. Olè. Grazie mille. Ciao. Ciao.